Grazie, anche se forse non dovrei, visto che la questione che mi ha posto è estremamente delicata. Io volevo ovviamente innanzitutto ringraziare il Presidente, ovviamente perché ci ospita in questa bellissima sede, e ovviamente la consigliere Serlenga, il Vicepresidente, l'Avvocato, non so come definirla, ovviamente per aver organizzato e per averci invitato. Devo dire, mi dispiace dover perdere un attimo di tempo su questo, però sono molto felice del rapporto che abbiamo con l'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativisti, e che già 2 anni fa siamo stati invitati con il bellissimo convegno che era stato, comunque diciamo 2 giorni, che era stato organizzato a Trani. Un anno fa ci siamo trovati con il Presidente Mattei a un caminetto organizzato con le scuderie culinarie da noi a discutere più o meno di argomenti simili, e comunque sempre a dover discutere della difesa della giustizia amministrativa. Ora, rispetto alla domanda che mi ha posto, cioè sul ruolo del giudice amministrativo oggi, probabilmente bisogna porsi prima una questione. Cioè, quando noi oggi stiamo discutendo del rapporto, probabilmente in crisi, o che comunque si vuole supporre che sia in crisi, tra la giustizia amministrativa e l'economia. Il primo dato che viene spontaneo è questo: chi è che ha criticato la giustizia amministrativa? Chi è che ha asserito che ci fosse questa crisi? Prodi, Renzi, Giavazzi, Bonafede, che 2 anni fa ha detto che bisognava addirittura annullare la giustizia amministrativa, no? Fare il giudice unico civile. All'epoca il ministro Severino, che oggi è ministro, all'epoca il ministro Severino pure fece un intervento su questo argomento. Solo la politica, non c'è mai stato un rappresentante, e anche oggi, voglio dire, è stato confermato dal mondo dell'impresa, del lancio di Confindustria, no? In realtà il rapporto non è in crisi con l'economia, il rapporto è in crisi con la politica, o con una certa parte della politica. E perché c'è con una certa parte della politica, ovviamente. E perché c'è questo rapporto? Allora, secondo me, proprio per rispondere alla sua domanda, il problema da porsi è: perché c'è questo rapporto di crisi con la politica della giustizia amministrativa? E perché poi questo, secondo me, è venuto a riversarsi in un rapporto critico con la cittadinanza, con la società? E per questo poi troviamo degli articoli di giornali, Tar West e quant'altro, perché evidentemente quando la politica fa propria una battaglia, evidentemente poi si riverbera sulla società, è evidente questo. E perché è successo questo? È molto semplice: c'è stata un'inversione assoluta del rapporto tra la causa e l'effetto. La causa di questo rapporto di crisi matrimoniale, o come vogliamo chiamarlo, è soltanto nella crisi del processo di decisione pubblica. Oggi i partiti politici, ma sarebbe più corretto dire il governo a livello statale, a livello regionale, a livello comunale, non sono più in grado di effettuare quel bilanciamento tra i diversi interessi pubblici e privati in gioco, e quindi cosa fa? Non lo fa. E non facendolo non adotta i provvedimenti, adotta dei provvedimenti incomprensibili, adotta delle leggi quando non servono, oppure adotta quella che oggi noi possiamo definire la legge comunicato stampa. Ormai oggi la legge non è più diventata uno strumento per regolare dei rapporti giuridici, è diventato uno strumento per fare comunicazione, per fare politica, e così non dovrebbe essere. E questo cosa ha portato? Ha portato null'altro che a obbligare il TAR a dover non più svolgere l'attività che era probabilmente consustanziale adesso, ovvero sia quello di fare una verifica di legittimità degli atti amministrativi. Non fa più questo. Ma cosa è obbligato a fare? È obbligato a fare il bilanciamento dei diversi interessi, spesso, almeno sulle questioni più importanti, spesso anche sulle questioni economiche. Che faccio? Autorizzo, e quindi c'è lo sviluppo economico o quello ambientale. Quante volte si trova il TAR a dover sostituire la valutazione della politica su queste decisioni, invece di dover fare soltanto una verifica di legittimità? E questo cosa comporta? Evidentemente comporta una situazione per la quale poi, rispetto a quel bilanciamento, colui che è il rappresentante dell'interesse privato o pubblico che viene comunque sacrificato, o comunque al quale non viene data una tutela piena, si trova a essere contro il TAR, e quindi a dire il TAR blocca. Ma il TAR non blocca, il TAR è obbligato in virtù di una deficienza della politica a doversi sostituire adesso e a fare un lavoro che probabilmente, almeno non sempre, no, dovrebbe essere rimesso al TAR.
E allora, a fronte di questo, il problema che ho cercato di pormi, ovviamente poi andando a trarre qualche spunto anche da altre persone, qual è? Ovviamente tutto questo cosa comporta? Comporta una sfiducia del cittadino nei confronti della politica, che vabbè, quella c'è e ce lo dobbiamo trovare, però inevitabilmente porta anche ad avere una sfiducia da parte del cittadino nei confronti del TAR, almeno del cittadino il cui interesse viene pregiudicato da un soggetto che formalmente non dovrebbe fare quell'attività. E allora il problema vero, è, secondo me, che oggi è la sfida del TAR, volendo cercare di aggiungere qualcosa a quanto già è stato detto in maniera molto più dotta e da persone molto più illustri di me, è quello che il TAR si deve porre il problema di ricostruire la fiducia che è stata persa non nei confronti del TAR, nei confronti della politica, ma oggi il TAR si trova a dover fare questo. Era particolarmente esemplificativo quanto ha detto in precedenza il segretario generale dell'ANMA, Luca Cestaro, ovvero sia sul fatto che oramai il Consiglio di Stato, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa si pongono il problema della comunicazione delle decisioni. Io che vengo da una famiglia di avvocati amministrativisti, voglio dire, mio padre, mi ricordo il primo periodo in cui mi avvicinavo a questo mondo, diceva: ah, un giudice non deve mai commentare la propria sentenza, non deve mai spiegare la sua decisione, c'è la sentenza. E oggi non c'è più, ma non è che non c'è più perché il giudice, voglio dire, vuole occupare un ruolo diverso da quello che ha, ma perché, come diceva in precedenza, è obbligato a farlo. Perché? Perché deve cercare di far ritrovare la fiducia da parte del cittadino sulle istituzioni. E in quest'ottica io mi permetto, e poi finisco davvero, di fare una provocazione a tutti voi e soprattutto anche ai colleghi, perché in questa battaglia siamo tutti colleghi, perdonatemi, ai colleghi magistrati, che è quella, soprattutto dei TAR, che è quella che probabilmente in questo rapporto, in questo tentativo di ricostruire un rapporto di fiducia, bisogna sottolineare la funzione consultiva del giudice amministrativo, forse anche dei TAR, perché questo poi l'ha detto Paino, l'ex presidente Paino, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario dello scorso anno, che comunque negli ultimi biennio soprattutto la funzione consultiva del Consiglio di Stato è modificata profondamente, e questo ha consentito probabilmente ai cittadini, ma anche agli imprenditori, di accettare di avere una maggiore fiducia sulle decisioni prese dall'amministrazione. Faccio un esempio su tutti: pensate al codice degli appalti pubblici, pensate alla linea guida dell'ANAC, che, scusatemi, lo dico, non so se c'è qualche rappresentante dell'ANAC, per me è un mostro giuridico, è un mostro giuridico le funzioni dell'ANAC, è un mostro giuridico le linee guida, è un mostro giuridico il precontenzioso, è tutto un mostro giuridico. Però voi pensate alla funzione consultiva del Consiglio di Stato sulle linee guida dell'ANAC, quanto contenzioso in meno hanno fatto pervenire al giudice amministrativo TAR e Consiglio di Stato, tantissimo a mio avviso, almeno questo è il mio giudizio. Allora, in quest'ottica forse è vero che la funzione consultiva ha un ruolo significativo sia per far prendere all'amministrazione la decisione migliore, ovviamente le decisioni, gli atti generali, ma forse anche per far comprendere agli imprenditori, ai cittadini, ai fruitori del servizio giustizia le ragioni di determinati indirizzi interpretativi e di determinate decisioni, e quindi anche di farle accettare con maggiore serenità. Grazie. Grazie. Grazie.